Gli studenti e le studentesse dell'Istituto Superiore Simoncelli di Sora, Polo Liceale, sono oggi qui nel ruolo di apprendisti Cicerone del FAI, precisamente le giornate FAI d'autunno. In particolare, oggi questi ragazzi illustreranno questo sito, la street art, che si trova proprio nel parcheggio retrostante il municipio, detto oggi anche la piazzetta dei Murales. L'appuntamento con il FAI per i nostri ragazzi è diventata una bella consuetudine e consente loro di stare direttamente a contatto con il territorio, di sperimentare praticamente la conoscenza con la cultura, con il patrimonio artistico, con il patrimonio ambientale di tutto il territorio. E per questo ringraziamo sia il FAI che ci consente di stipulare ogni anno questo patto e questa collaborazione, sia anche la nostra preside Clelia Giona, che rinnova puntualmente questo appuntamento. Buon pomeriggio, sono Mattia Tamburini del Polo Liceale Vincenzo Simoncelli di Sora. E sono un apprendista Cicerone e oggi ci troviamo a Cassino nella piazza dei Murales, che è appunto per un progetto di riqualificazione dal comune di Cassino. Appunto, un tempo era così. Troviamo questi murales che sono simbolo di un'espressività di un artista che ha voluto esprimere il proprio interesse, magari delle tematiche sociali oppure tematiche che gli sono più a cuore. Quindi appunto il Comune di Cassino ha voluto introdurre questo nuovo progetto di riqualificazione urbana, creando questo luogo di aggregazione sociale e dando valore quindi a questo luogo con la street art, che è un'arte che prende espressione prima in America e poi si diffonde in Europa con Banksy. E diciamo che quindi il Comune di Cassino c'è stata, dal Comune di Cassino c'è stata questa volontà di valorizzare questo territorio, lasciando a chi disegna la possibilità di liberare il proprio genio creativo. Diciamo che la street art è vincolata in qualche modo sempre alle metamorfosi dell'architettura e del territorio, e la troviamo proprio nei primi anni 70 in America, negli Stati Uniti, con Keith Haring, e si sviluppa poi in Europa con Banksy, con la sua guerriglia art. È una forma d'arte che è presente esclusivamente nei luoghi pubblici, spesso senza alcuna autorizzazione, e talvolta è vista come un'espressione di vandalismo giovanile, ma appunto diciamo che è stata fatta apposta per esternare il proprio io, quindi le proprie espressioni, o trattare comunque i problemi che riguardano l'area urbana in cui ci troviamo. Nel mondo dell'arte murale sono sempre più attive le donne, tant'è che lo vediamo all'estero, ma tanto anche in Italia, grazie all'artista Tina Lo Iudice, che con i suoi murales ci rappresenta la forza della donna. Classe 1954, l'artista predilige pitturare donne, bambini, ma anche protagonisti del cinema degli anni 60 e 70. Infatti vediamo presso la stazione di Roma, la Giustiniana, un murales dedicato proprio alle celebrità di quegli anni, tant'è che vediamo per esempio Claudia Cardinale, Monica Vitti, Anna Magnani, Virnalisi, caratterizzati da un'ambientazione pop con colori molto sgargianti. Tant'è che Claudia Cardinale invece la vediamo anche sul set della ragazza con la valigia. Possiamo dire dell'artista che predilige anche creare una specie di dialogo tra spettatore e opera, perché appunto con questi colori attira l'attenzione e possiamo vedere per esempio tra i tanti colori il giallo e il blu che sono i colori primari e che quindi rendono fondamentale anche lo spettacolo e quindi rendono molto più amorevole l'attenzione degli spettatori. Quest'opera è intitolata Il dualismo, il quale riprende il dualismo platonico che veniva diviso nel mondo delle idee e il mondo permanente, rispettivamente Eidos e Doxa. Nella filosofia contemporanea il dualismo si apre nel dibattito tra relazione corpo e mente. E proprio in quest'opera si vuole andare a rappresentare attraverso il triangolo impossibile la mente. Il triangolo impossibile, o anche chiamato come triangolo di Penrose, è un effetto ottico creato appunto da questo matematico Penrose e verrà ripreso dall'artista Escher. E in quest'opera, in particolar modo, come ho detto, va a raffigurare la mente e attraverso gli effetti ottici della geometria vuole andare a far rendere credibile ciò che in realtà non lo sarebbe.
Fuxas e Sacconi hanno appunto progettato questo edificio e l'idea era quella di creare un edificio che in apparenza non stupisse, ma che in realtà si riservi tanto di sorprendere, appunto perché grazie anche alla presenza di questo murales che è stato disegnato da Motore Fisico, che è un gruppo composto da due architetti romani che si occupano di installazioni, videomaker e dal 2015 progettano anche questi disegni sui muri delle scuole, degli uffici. E quindi questo edificio appunto è composto da 5 livelli e è presente anche un piano di scale che è sorretto da dei pilastri di ferro. Massimiliano Fuxas è nato a Roma nel 1944 ed è un architetto convinto che l'architettura debba essere vista come una forma d'arte e che sia fondamentale intrecciarla anche con la società. Non ha paura di confrontarsi con una realtà impura e democratica, anzi è proprio attratto dal mettere in pratica delle idee che esplorano il legame tra espressione e contenuto. Il suo lavoro creativo si inserisce anche nelle correnti moderne, alle quali contribuisce anche con uno stile personale. Fuxas supera di continuo i propri traguardi, creando nuove sfide architettoniche, ma sempre con un linguaggio molto complesso, ma sempre incisivo e moderno. Ha realizzato molti progetti ed è oggi uno degli architetti più famosi in tutta quanta Italia. Insegna anche progettazione architettonica all'Accademia delle Belle Arti di Roma. Il murales alle mie spalle è stato realizzato dall'artista di strada Oniro, originario della provincia di Frosinone, che attraverso il colore va a rappresentare temi di attualità come il benessere psicofisico dell'individuo e dell'ambiente. Il murales, difatti, rappresenta un uomo che abbraccia un vaso, dal quale nasce una pianta che va a rappresentare con i propri rami il mondo interiore dell'individuo, delle persone, i talenti, i sogni e l'auto qualifica della persona. Creare se stessi attraverso le proprie forze, ma Oniro va a toccare, va a rappresentare altri temi molto sensibili, ad esempio la violenza e gli abusi sulle donne, collabora con Risorsa Donne, questa associazione che protegge e aiuta le donne in difficoltà, realizzando un murales nella nostra città di Sora sulle pareti della scuola elementare Facchini, rappresentando questa donna. O ancora troviamo murales sulle pareti delle palazzine popolari. In questo caso abbiamo sia un uomo che danza, la Cosmic Dance, una danza che va a sconfiggere i propri demoni e le proprie paure. E inoltre, sempre sulle palazzine popolari di Pontrinio, rappresenta Madre Terra. Madre Terra che si collega con la natura e con l'uomo. E quindi questi murales vanno a l'immagine di questi murales viene presa come immagine della Deep Beer di Francesco Di Palma. Questo murales ha due autori, Diamond e Solo. Le sue misure sono 10x12 metri circa e si vuole esprimere il concetto di libertà. La libertà si ritrova in quella che è la musica e entrambe le donne stanno suonando uno strumento. La donna qui a sinistra sta suonando la batteria, che è uno strumento molto forte, e la sua libertà si ritrova anche nei capelli di un colore non molto naturale e nei suoi tatuaggi. Quindi lei è libera di esprimere e fare ciò che vuole. Sicuramente il forte impatto l'avranno i colori, infatti da un lato vediamo i colori più forti tipici della pop art, dall'altro colori più scuri e forme ondeggianti tipici dello stile liberty. La differenziazione più grande è quella dello strumento, da una parte la batteria, segno di fortezza, dall'altra vediamo l'arpa, lo strumento più semplice e soave che possiamo avere. La donna di Solo è una donna possente, una donna che va in cerca di un confronto, una donna più vicina ai giorni nostri. Invece l'altra è una donna più soave, tipica di quei tempi. La parte del Diamond è caratterizzata da temi e anche decorazioni tipiche dell'Art Nouveau. Proprio come possiamo vedere, vi sono temi floreali, vegetali, ma anche le curve che sono proprio tipiche ondeggianti. Per quanto riguarda il significato dell'opera, l'opera vuole appunto sottolineare l'importanza della realizzazione di noi stessi come ultimo scopo di una rinascita sia culturale e anche spirituale della città.
In particolar modo possiamo vedere che questo contributo andrà ovviamente ad implementarsi all'interno proprio dell'ecosistema sociale.